Ehi, aspetta, stai per fare un viaggio in aereo? Ah, lo so, hai già le valigie pronte, vero? Ma lo sapevi che le compagnie di volo degli aerei nascondono infiniti segreti e misteri che non ti diranno mai? Perché? Perché non gliene frega un bel niente di te in realtà, ma grazie a un magico posto chiamato internet dove nessuno si fa i cazzi propri e tutti i segreti vengono a galla, eccoli tutti rivelati, specialmente il perché non dovresti nemmeno ordinare un bicchiere di acqua a bordo. Cibo e misteri. Non è un segreto che il cibo a bordo di un aereo faccia veramente cagare. Spesso e volentieri preferirete digiunare per 12 ore di volo e avere le allucinazioni per la fame piuttosto che toccare quelle cose che chiamano cibo. Ma sapevate che i piloti non scelgono il cibo dallo stesso menù dei passeggeri? E sapete perché? Perché lo sanno perfino le compagnie aeree che il loro cibo va bene per nutrire pesci radioattivi a Chernobyl e basta. Non vogliono intossicare i due piloti, quindi si assicurano che il loro cibo sia caldo e privo di roba scaduta o ingredienti presi a caso dalle bonifiche. Dai, in fondo hanno ragione, se vengono intossicati pure loro, chi cavolo guida l'aereo? Acqua. Sapete qual è il posto più sporco e pieno di germi nel mondo dopo l'ombelico? La cisterna dell'acqua di un aereo. Quando siete a 10.000 metri di quota, evitate qualunque cosa sia preparata con acqua, tipo il tè o il famigerato caffè di cui siamo tutti dipendenti. Vi starete chiedendo il perché, e sappiate che i motivi sono tanti. Prima di tutto, perché l'acqua che vi danno da bere in un bicchiere è la stessa che si utilizza per i cessi. Ma non solo! La cisterna dove tengono tutto quel liquido non è così cristallino, anzi, la cisterna non viene lavata così spesso come dovrebbe per legge, e quindi le tubature e tutto il resto sono sporchi come poche cose al mondo. La prossima volta vi consiglio la bottiglietta piuttosto che un bicchiere d'acqua se non volete ritrovarvi con 4 braccia e 60 occhi. Passeggeri morti. No, tranquilli, non allarmatevi, non state viaggiando con dei passeggeri morti, o almeno non vicino al vostro sedile. Sono sotto di voi, nella stiva, dove tenete le valigie. Spesso e volentieri molti preferiscono seppellire i loro cari nel loro paese, piuttosto che in quello in cui sono andati per vacanza, o vivono per vari problemi. Quindi cosa fanno? Pagano migliaia e migliaia di euro per mettere la bara a bordo, che, in modo molto silenzioso, viene portato a bordo senza che nessuno lo sappia. Anche in questo momento forse state viaggiando con un cadavere. Diciamo che non è il volo perfetto, eh? Ma non solo, spesso e volentieri anche organi da trapianto vengono messi nella stiva per poi essere portati nei vari ospedali dove c'è bisogno. Però una parte bella c'è, nelle stive, se riuscite a schivare le bare e gli organi potreste anche trovare animali esotici a bordo, che costano più della vostra stessa casa. Vassoi piegabili. Ok, prima vi ho detto una piccola bugia. Non è il bagno il posto più inquinato di un aereo, ma il vassoio piegabile davanti al vostro sedile. Quello che appena tirate giù, le hostess vi dicono che dovete tirare su, anche se siete già in quota da 3 ore. Forse vi odia, chi lo sa. Ma non è questo di cui volevo parlarvi. Ricordatevi che su quei vassoi la gente cambia spesso il pannolino dei bambini, o lascia migliaia di germi di cibo o altre cose che non posso dire perché sono vietate ai minori di 18 anni. No, fate senza pulirlo, non conta niente. Prima classe. Sicuramente avrete sentito dire che la prima classe è la più comoda, più bella, più avanzata e con il cibo più buono. Beh, sapete che vi dico? È così, e vorrei andarci anch'io almeno una volta nella vita, ma ehi, ora apro una banca o vendo gli organi. E vi assicuro che nessuna delle due opzioni è una buona idea. Ma di recente, secondo uno studio condotto dalla rivista Time, quelli in prima classe hanno un 40% in più di possibilità di morire durante uno schianto, per via del posizionamento dei loro sedili, che sono proprio vicino al muso dell'aereo. Ma ehi, almeno morirebbero felici, o no? Con questo concludiamo! Siete mai stati su un aereo? Siete tornati sani e salvi senza la sensazione di vomito costante o malattie strane? Beh, scrivetelo nei commenti. Se invece non siete mai stati su un aereo, mettete mi piace e condividete il video. Alla prossima, gente!